Allora, ci troviamo davanti al monumento ai Questo minatori di adesso dimmi, tufo, dico. eseguito dall'artista Giuseppe Di Marzo, e qui ci troviamo di fronte il nostro Tommaso Gaetano, L'ultimo minatore. detto Tanuccio, uno degli ultimi minatori, che ci illustrerà un poco che cosa si faceva giù alle miniere per estrarre lo zolfo. Prima si facevano in mine, dopo in mine si dovevano caricare per sparare lo zolfo. Era una cosa troppo delicata perché non tutti i minatori li potevano fare. Ci stanno pure gli esperti, l'esperienza da Quelli miniera, specializzati. specializzati, perché stavano due manuali minatori, che hanno venuto in minatore una giornata, è verità. Allora questi avevano paura di accendere le mine. C'hai cioè, accendi io che non era mai acceso, però io sicuro che tenevo accendino a mano, pure se non arrivavo a bicciarle tutte e tutte, io quando era finita accendino dovevo scappare perché era la prima mina, quella camminava. Allora ne era accende 14, 15, dipende. Comunque se io non ce la facevo dovevo buttare e dovevo E scappare via. tu Se no, come l'avevi imparato me l'ho queste imparato cose? e mi ha già imparato perché mi hanno fatto fare un po' di scuola là, perché mica ti mantenevano così, perché era una cosa troppo delicata. E quanti eravate giù ad accendere queste cose? I minatori erano 15, 20 minatori, però io, quello che preparava era io, che preparavo esplosivo. Era detto preparavo esplosivo e in più asciugava l'acqua per essere sicuro, se no si annegava la miniera là. Io era detto asciuga l'acqua come i E una pompieri. volta acceso, che facevi? Scappavi? E dopo, appena finita accese tutte, ti dovevi fare dietro, ti allontanare perché le mine partivano. E dopo si riempiva lo zolfo, ti E quindi indica. faceva l'esplosione sta E mina. per esplodere. E cadevano le rocce Tutto giù, di per fare zolfo. Ah, avanzamento lo chiamavo. zolfo era quello sporco, non era pulito. Erano pietre, no? Pietre. Pietre e zolfo. E dopo venivano caricate. Venivano caricate e dopo si ammina, no? Si facevano in mina, si doveva bicciare per fare avanzamento, doveva scoppiare. Quello era tritonno, tutto tritonno. Poi E si caricava nei carrelli. dopo si riempiva dentro i carrelli e si portava fuori. Fuori andava a finire un mulino che veniva sfarinato. Questa è la cosa da miniera. E chi accendeva in genere, chi accendeva Miccia? Sempre la stessa E persona. quello ha detto, perché quello era irresponsabile. Era pericoloso perché i capi si dovevano essere separati da dello esplosivo. Ma vi pagavano di più per fare il suo lavoro. No, no, prendeva la giornata uguale, solo che eri specializzato là. Io per esempio il lavoro che facevo io facevo parecchi lavori, asciugavo l'acqua, preparavo esplosivo per i minatori, facevo tutti questi lavori là. Era la sicurezza degli operai. E sopra ci stava chi tirava i carrelli. E sopra c'era Sua. tuo suo, c'era Ah, Fraino. bravo. Toglie. E poi mandavano di nuovo giù carrello Sì, vuoto sì, sì. per. Tiravo pieno e andavo a basso, a pigliare a quell'altro. Bravo. E dopo questa operazione che facevate? Dopo finito, risalivate su in E superficie. dopo i tre, no, scapolemma noi, 8 ore facevo. E come andavate a casa? A piedi, con Prima pullman? si andava a piedi proprio, dopo mettevo pullman, oppure dopo si andava con le biciclette. Prima venivo pullman, si andava con le biciclette, dopo mettevo pullman da tufo e a miniera. Io tengo ancora Ah, si l'abbonamento pagava l'abbonamento, là. bravo. Tengo ancora Non ti l'abbonamento. ricordi quando si pagava? Non mi ricordo tanto, ma paghiamo poco. La tengo a casa l'abbonamento, lo tengo ancora. E dimmi una cosa, una volta che i
i carrelli li hanno riempiti, dove li hanno portati? Un giorno sopra un mulino. Dove un camion trasportava un po' un mulino. Dove si lavorava? Là veniva macinato e insaccato dopo, no? E quindi stanno... Ogni sacchetto era 25 kg. Quindi stanno pure i signori, signorine che... sì, quelli che riempivano i sacchi, sì. E questi sacchi dopo dove portavano? Nei treni per... E dopo venivano i camion, venivano a regalare, e in più facevano pure i treni, i carri. I carri di treno. Per portare chi, chi li richiedeva, insomma. Chi... Sì, io a Bari. Commercio. Va bene. Ce li aveva trasportati. Va bene, Tanuccio, saluta un po' con gli amici, tutti gli amici. Ce li saluti gli amici? Sì. Alla prossima volta. Sì, ma ce ne sono pochi, hanno morti quasi tutti. Certo, cioè sono passati tanti anni. I viventi sono... Ma tu quanti anni tieni, mo? Mo tengo 91. 91? No, più di 100. 29. Ti auguriamo più di 100 per fare altre interviste. Va bene? Va bene, Ok, salutiamo il monumento al minatore. Ecco qua. Qua ho un minatore e qua ho un mulino. Ah. Qua io ho il fumo. Ecco. Qua stanno pure i film. Dove sta l'arco là? Vabbè, allora saluta con la mano, Danu. Ciao. Ciao, alla prossima. Ciao. Ma chi siamo da